In un'estate davvero molto ricca nella nostra Liguria, mi piace molto il programma che si tiene a Rapallo, ai giardini di Villa Tigullio, ricchissimo proprio di rivelazioni social e non solo. E mi piace ancora di più il fatto che sia presente un ragazzo giovanissimo, classe 2004, che porterà il suo amore per la letteratura in una cornice che è davvero splendida, quella dei giardini di Villa Tigullio. Edoardo Prati, sono felice di dare il benvenuto. Beh, intanto raccontiamo proprio che cosa apprezzerà il pubblico il 23 di agosto a Rapallo. Salve, no, io sono molto contento. Quello che apprezzerà, e questo è un augurio, non posso dirlo io, mi auguro che apprezzerà, sarà uno spettacolo in cui io metto in scena più che la letteratura di cui parlo, generalmente proprio il mio rapporto con la letteratura è stato per me molto, molto bello scrivere questo spettacolo insieme al regista, all'autrice. Quindi sono io personalmente, non posso che essere contento del mio spettacolo, ecco, quindi mi auguro che lo apprezzeranno anche gli altri, certo. Anche perché poi partirai con proprio questo tour autunnale qui alle mie spalle, Cantami d'amore. Tu sui tuoi canali social hai deciso di condividere insomma quella che è una passione che immagino nasca da non solo la scuola, ma proprio anche poi da un approfondimento personale. Certo, sì, è la passione, diciamo questo, che non è tanto differente dai voti che prendono alcuni religiosi. Io sono propriamente votato alla letteratura perché è la mia passione, il mio percorso di studi, il mio lavoro, quindi sì, ma non, forse propriamente si potrebbe dire la carta stampata, perché io prima ancora della letteratura ho iniziato ad amare la carta, quindi tutto ciò che è a servizio delle parole e delle parole scritte per me è assolutamente totalizzante. Il teatro questo lo è a maggior ragione perché è il modo più efficiente per mettersi a servizio della parola scritta. Recitare Tasso vuol dire cercare di essere Tasso, vuol dire fare in modo che le parole creino immagini, quindi è un modo di vivere la cultura attivamente che a me affascina ed è tutta la mia vita, voglio dire. Ecco, curiosamente io sto scrollando, come si dice in gergo, il tuo profilo, qui siamo su Instagram, davvero tantissimi followers, perché uno può dire, ma un ragazzo che parla di letteratura sui social è seguito, tra l'altro noi ti seguiamo e ovviamente hai quasi 600.000 followers qui soltanto su Instagram, in realtà la reazione dei tuoi coetanei è comunque molto interessata. Cosa fai però? Hai degli amici con cui condividi questa passione, oltre al bacino anche di utenti che ormai ti sei creato sui tuoi canali? Ma certamente io ho degli amici perché non dovrei averne, però no, sì. Diciamo che fare della letteratura una questione anagrafica è sempre un problema perché deve sconvolgere che i miei coetanei l'apprezzino. La verità è che la letteratura fa parte di noi, fa parte della nostra vita e fondamentalmente la letteratura, se si legge, se se ne parla, piace a tutti. Quindi, no, a me non stupisce affatto. Più che altro si può dire che a volte ci si immagina qualcosa da una generazione che non rispecchia realtà. Forse siamo abituati a dipingere questa generazione come poco profonda o comunque poco in grado di approcciarsi a cose anche complicate, invece questo non è. Ecco, verrai in Liguria, la Liguria, Genova è patria di grandi letterati, quindi io ti chiedo, c'è intanto un letterato che preferisci, uno dei nostri poeti, magari che più è il tuo prediletto, e sarà anche l'occasione per parlarne a Rapallo? Allora, no, a Rapallo no, perché la struttura dello spettacolo è la struttura dello spettacolo estivo e non ci sono esempi di poesia
genovese. Potrei pensare adesso, in questi ultimi giorni, di metterci qualcosa, però no, in linea di massima no. Per quello che è il mio gusto personale, sarò scontato, ma De André è stata. Ah sì, no, De André lo cito, quindi ci sarà qualcosa, perché è stata la mia infanzia, è stata ascoltare Marinella cantata da mio nonno, sono stati i primi anni della mia vita e quindi De André mi ha accompagnato in tutto e mi accompagna tuttora, ma come De André tanti altri, quindi direi questo come poesia, la prima cosa che mi viene in mente è la poesia di De André. Anche perché la poesia di André è una poesia bellissima, la poesia della scuola proprio dei nostri cantautori e che parte sicuramente però da tutto quello spirito ligure che insomma ha contraddistinto Grandi da Montale a Caproni, è davvero una tela molto 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 ricca. Io volevo anche però sapere da te come è un po' nata questa tua passione, insomma dalla lettura, cos'è che ti ha colpito e ti ha fatto innamorare così tanto come canti nei tuoi spettacoli? Rintracciare una cosa precisa è molto complicato. Io penso questo che sia è il risultato di una crisi. La crisi impone una scelta e quindi io ho scelto che questo, quindi con questo intendo la letteratura, era ciò che era in grado di rappresentarmi. È stata una necessità di rappresentazione quando a rappresentarmi non c'era nessuno, si può dire questo. Ed è comunque il risultato delle esperienze della mia vita. E quando parlo delle esperienze della mia vita sembra sempre di sentire un eco un po' particolare che dice: l'esperienza, 20 anni, che esperienze. La verità è che non si può sostituire il curriculum alla biografia. La biografia è importante. E quindi la mia biografia mi ha portato a ritrovare negli autori di cui parlo, negli autori che studio, la rappresentazione di cui avevo bisogno. Sono voci in grado di testimoniarmi, questo è. Edoardo, sei giovanissimo, ventenne, però sicuramente hai tutta la vita davanti per studiare ancora e intanto perché non si finisce mai di imparare, come anche spieghi proprio nei tuoi video ed è bellissimo anche l'appello che fai, no? Attraverso la divulgazione, insomma, ci prendiamo cura in realtà poi proprio di noi stessi. D'altro canto, però, ti chiedo, qual è il tuo sogno, la tua ambizione più grande che coltivi anche attraverso le pagine, della letteratura che racconti? Il mio sogno più grande è questo, forse, e ho la risposta perché ultimamente ci sto pensando molto, realizzare quello che credo faccia parte della mia natura, ma potrei estenderlo a, secondo me, fa parte della natura umana, ed è la piccola comunità. Mi piacerebbe tantissimo, questo è un sogno faraonico che non deve necessariamente realizzarsi, però mi fa piacere immaginare una bella casa in campagna, in contado, come nel Decameron, e poter immaginare un luogo per tutte le persone che amo e per le persone che compongono la mia vita, e tutto il resto dedicato a una bella biblioteca da poter lasciare aperta ai ragazzi che volendo possono venire a studiarci. Questo sogno anche un po' di piccolo villaggio, secondo me, è quello che mi piace come sogno materiale da immaginare, ma non so se la domanda era questa, forse ho divagato. Beh, questo però è un sogno bellissimo, permettimi di dirlo, quindi guarda, io intanto mi prenoto per venire in biblioteca a studiare in una pace straordinaria, ben volentieri, anche perché Volentieri. condividiamo davvero tante passioni in comune. Ovviamente però poi il sogno e l'ambizione arriva anche poi da tradursi, ahimè, molto spesso anche nella carriera, no? Noi abbiamo messo sul tuo sottopancio content creator, divulgatore, insomma. Qual è poi il prossimo passo? Dal piccolo schermo dei social, che in realtà ormai ha un potere immenso, a... È molto difficile perché questa furia di definirsi a me mette sempre molto in difficoltà. Quello che penso è questo: io voglio fare, se si può dire come si dice da bambini, no? Voglio fare l'astronauta, posso dire voglio fare l'umanista. Umanista inteso come era inteso inizialmente nel 400, come era inteso da Poggio Bracciolini, come era inteso da Valla. L'idea è quella di essere
immersi in quella che è la contemporaneità e portare la letteratura a far parte della contemporaneità. E quindi studiare quello che studio, parlare di quello che studio, cercare di inserirmi in un mondo che è un mondo reale con quello che studio, secondo me queste sono tutte cose importanti e l'umanista è una professione, è una figura che serve, quindi io mi piacerebbe immaginarmi come umanista senza dover definire oltre. Una persona che adesso banalizzo, mi perdonerete, ma una persona che legge libri, parla di libri, vive di libri, questo è. E quindi In un mondo, tra l'altro, sempre più di intelligenza artificiale, l'umanista in realtà credo che sia forse anche uno dei mestieri più importanti che ci possa essere, proprio anche per guidare questo progresso tecnologico che non ci deve assolutamente appiattire, ma anzi permettere di arricchirci ulteriormente con le possibilità che abbiamo, ma ci deve essere forse chi ricorda l'elemento umano, no? certo. Nel senso più nobile del termine. È stato davvero un piacere scambiare quattro chiacchiere con Edoardo Prati. Prima di lasciarti, però, devo chiederti, lo facciamo sempre con tutti, qual è il tuo rapporto con la nostra regione? La conosci già? Hai, oltre ovviamente all'amore per De André, c'è qualche luogo del cuore oppure la verrai a scoprire con questa data? Dico la verità, è naturalmente qui. Viene effettivamente gli anni che ho avuto a disposizione fino ad oggi per vivere e quindi l'ho frequentata poco perché io sono romagnolo, io sono di Rimini, però ho legato alla regione un ricordo bello perché io mi sono imbarcato da Genova per una crociera che ero piccolissimo, di cui mi ricordo poco, ma mi ricordo il fatto di essermi imbarcato, quindi la associo ad un qualcosa di positivo. E noi allora ti aspettiamo anche per scoprire ulteriormente le bellezze che custodiamo, anche artistiche, oltre che letterarie. Tra l'altro un periodo molto di grande fervore culturale qui a Genova, anche con la riscoperta del suo Medioevo. Cantami d'amore, aspettando Cantami d'amore a Rapallo, l'appuntamento nella cornice veramente dei giardini di Villa Tigullio. Grazie.